Ciao, oggi avvolgiamo nel filo una pietra o un cabochon dalla forma irregolare. Spero vi piaccia, ciao. Ecco di cosa avremo bisogno: di una pietra dalla forma irregolare. Questa è forata, ma voi immaginate che non lo sia, conta la forma esterna. Due pezzi di filo da 30 cm per una pietra come questa, che è circa di 4 cm e mezzo per 3 cm. La solita taglierina, un paio di pinze a punte tonde ed un paio di pinze con le ganasce interne piatte, non zigrinate ma lisce, per la fase finale. Allora, prendiamo i due fili da 30 cm e cerchiamo la metà che io avevo segnato con un pennarello, circa qui. Allora, in questo punto, che è la metà dei fili, intrecciamo i due fili ad X, in questo modo. Vedete? E continuiamo ad intrecciare 3-4 volte. Così. Prendiamo il cabochon, cerchiamo quella che sarà la base, la parte finale, del pendente. Appoggiamo il filo su una delle due facce e facciamo in questo modo. Facciamo passare due dei fili, i più bassi, dall'altro lato. Vedete? Così. Giriamo il pendente. Troviamo il punto in cui i fili si incrociano, che è questo, e stringiamo per bene in modo che sia molto aderente alla pietra e facciamo lo stesso numero di giri che abbiamo fatto sul davanti, 3 o 4, in questo modo, vedete? In modo che i due lati siano simmetrici. Qui farò un giro in più. Ecco, in questo modo. Adesso portiamo i fili liberi verso l'esterno del disegno, in questo modo. Io cercherò di seguire un pochino questo taglio quasi a diamante, a rombo, che vedete qui. Cercherò un po' di rifarmi a questo movimento. Allora, trovo un punto in cui avvolgere i due fili sull'esterno e di taglio in questa maniera e ripeto quello che ho fatto finora. Avvolgo 3-4 volte il filo, vedete, in questo modo mi tengo ben aderente alla pietra. Lo faccio anche da quest'altra parte. Avvolgo 3-4 volte, tenendomi il più possibile vicina alla pietra. Ecco qui. Siamo a questo punto, vedete? Porto i due fili sul davanti, anche da questo lato, sul davanti. Ok? Trovo il punto in cui i due fili si incontrano e di nuovo con le mani, oppure aiutandomi anche con le pinze, stringo 3-4 volte in questa maniera. La stessa cosa da questa parte. Ecco da vicino come risulta il cabochon, vedete? Con le pinze potrete stringere un po' più forte, un po' più da vicino, però con un po' di pratica anche con le mani, vedete, il lavoro viene abbastanza rifinito. Poi possiamo sistemare naturalmente i fili. Questo lo porterò un po' più su per rispettare il taglio a rombo delle superfici. Eccoci qui, siamo quasi alla fine, abbiamo vagamente rispettato il taglio a diamante, io lo chiamo così, magari è inappropriato il termine, e adesso dobbiamo chiudere. Allora, ripeto quello che ho fatto qui. Quindi porto, separo di nuovo i fili, li separo da un lato e dall'altro, sia su una faccia che sull'altra, vedete? A questo punto prendo i fili più lunghi, se ci sono, altrimenti non è, la cosa non è importante. E li porto dal lato posteriore, quello che sarà il lato posteriore del cabochon, da questo lato. Su questo lato intreccio il filo che ho appena piegato e il filo più vicino, li intreccio nel punto più vicino possibile tra di loro. Così. Avete visto come ho fatto?
L'intreccio e vado avanti con questo intreccio ad X ben chiuso, ben aderente, con tutti i giri ben chiusi tra di loro, fino alla fine dei fili, fino al termine di questi due fili, perché ci serviranno per la chiusura. Ecco, facciamo la stessa cosa con quest'altro filo che ho portato sul dietro, vedete? Lo unisco all'altro filo in maniera stretta da vicino, così, ad X, e continuo ad avvolgere ad X i due fili. Ripeto, potete usare se volete anche le pinze, ma non è strettamente necessario. E portiamo questo intreccio fino alla fine dei fili. Eccoci qui. Adesso posso rifilare questi due lembi di filo che anche se venissero più lunghi non starebbero male. Li taglio qui dove non posso più intrecciare e formo un'asola. Faccio in questo modo. Afferro tutti e due i fili all'altezza della pietra, così, con la pinza a punte tonde. Li porto da questa parte, vedete, per formare l'asola. Esco, afferro di nuovo, se no non posso girare attorno, prendo i due fili e li porto di là, cercando possibilmente di tenerli morbidi, non troppo stretti, però insomma questo poi si può decidere, e poi termino sulla parte posteriore. Vedete? Adesso questi fili li taglio, questi che avanzano li taglio, e li nascondo all'interno degli altri fili in modo che non graffino. Se qui viene più lungo potete fare più giri, che magari anche meglio, e si nascondono anche meglio i fili. Ecco qui, vedete? Possiamo fare gli aggiustamenti che riteniamo e il nostro pendente di forma irregolare è avvolto nel filo nel perfetto stile della tecnica wire. Ciao, alla prossima!